capostazione. L'arrotino. ma non faceva rima, mi spiace. Questa live è appena iniziata, allegria! Allora, coglioni. Bene, bene, ottimo. Bastardi, merda, che ascolta in questo momento. Ottimo, questa live, ricordiamo, sarà salvata sul nostro canale senza parti tagliate. Tanto non ci sentono. Sì, sì, purtroppo sì, Galileo, mi spiace. Allora, no, no, verrà tagliata questa parte. Non è possibile, mi spiace. Bene. Beh, peggiora le cose, mannaccia. Galileo. Mannaccia. Allora, diceva? No, dicevo, la live sta andando. Verrà tagliata questa parte. Non è possibile, ok, la mia voce si sente, voi dovrete tenere aperta questa live per vedere se l'acqua. Cecco subito, eccola qua. Bene. Questa live allora, conterrà... L'audio bello? Bello, vero? Sì. Allora, questa live, signore e signori, conterrà l'inizio di una serie su Don't Starve Together, che faremo, continueremo perché l'abbiamo fatte 8 già di serie. Sì. Niente, io direi di cominciare, altro che... Va bene, vedo già troppi dati qua. Allora, what's your playstyle? Social, cooperative, competitive or madness? What do we choose? Competitive. No, competitive vuol dire che ci meniamo tra di noi. Allora, esatto, cooperativa io direi, no? Beh, l'ho scelto. Come si crea, porco il Giuda? Non mi fa creare. Come cazzo si crea? Refresh, cooperative servers. Forse non è la cosa giusta? Host game. Oh, scusate. creating your first world. Together, ovviamente. What's the server? Cooperative, ovviamente. Ho sbagliato, ovviamente. Ok. Name. Come lo chiamiamo questo server che ci accompagnerà in questo primo tentativo? Come lo chiamiamo? Jesus Christ. Jesus Christ? Sì. Ho sbagliato? Cosa cazzo è successo? Non so cosa io abbia premuto per far sì che... Molto bene ancora. Ah, ma no, ma è possibile. Ah, se premo... Ah no, boh, non lo so. Jesus Christ. Descrizione, prego, stupitemi. Jesus Christ. Jesus... Mannaggia. Christ... Mannaggia. Ok. Oh, che fantasia. Se facessi Friends Only, voi siete miei amici su Steam, friends no? On. Friendzone, friendzone, solo chi è nella friendzone può giocare a questo gioco. Allora guarda tutti. Bene, esatto. Game mode survival, no. Qual è che ci piaceva noi? Endless? No? Sì? Sì, sì, potevi resuscitare. O Wilderness? No, era Endless, sì. PvP off o on? Io metto on, ma tanto non ci siamo mai colpiti, non so perché. Ma off metti? Mettiamo off. Players 3. La password sono i soliti 4 numeri che voi sapete, vero? Bene. Esatto, credo di sì. Credo anch'io di sì. Breve pausa su Skype. Ok, sì, infatti, allora lo sapevo. L'imbecillanza. Anch'io lo sapevo. Sì, mi è caduta una mano. Oh, ma non si può joinare il game. Perché non è creata ancora, razza di... No. Aspettate, allora... No. Biomi, Together o Classic? Non so, Together faccio. Cosa vuol dire? Non lo so. World Size, Large, Huge o Medium o Small? Come la vogliamo? Large, che era set. Super, Mega, Huge. Huge. No, dai, mettiamo Large, magari Huge diventa qualcosa che noi non sappiamo. Io voglio... Ecco, cosa importante. Si parte in autunno o si parte in primavera? Facciamo autunno classico? Dopo l'autunno cosa c'è? Inverno? L'inverno. E dopo la primavera c'è l'estate. Però la primavera è più difficile dell'autunno. Sì, sì. Ok? Bene. Vai, vai, giù di autunno, vai. Ci vado d'autunno. Perché non posso joinare il game, Davide? Perché lo sa. Perché? Non lo so. Generate lo so. World. Bastardo. Non mi fa joinare il game. Davide, perché non posso joinare? Non mi fa joinare bene. Galileo, ma perché non posso joinare? Ma non lo so, sto chiedendo a te.
Io lo chiedo a te e anche a Christian. Christian, ma perché non posso giocare? Perché sei tu che stai creando, mica io. Ah, bene. Ma io voglio giocare te. Allora creo io. Però no, ormai sto già creando io, ma non posso joinare. Ma quanto ci vuole a creare? Che io devo joinare il game? Sai, ci vuole un po' a creare. Infatti ti sto chiedendo a te, io vorrei joinare il game. Capisco. Non puoi. È privato. Mi dispiace, è un game play. È un game privato. Quanto cazzo ci mette a creare un mondo, madonna. Davide, perché non posso joinare il game? Hai sentito qualcosa tu? Ho sentito zzzz. Ecco. Ovvero? Invece, oh, perché non posso joinare il game? Ora può joinare il game, razza di coglione. Davide. Davide. Sì. Davide, ci fai chiamata? No. Tu però sei nella lobby, sai? Davide, se mi senti, perché non posso joinare il game? Dimmelo. Perché sei già dentro. Bene, allora, siamo ufficialmente... Ok, è arrivato anche l'imbecille. Ora, dovrebbe Davide, esserci... perché non posso joinare? Perché sei ritardato mentalmente. Ah, ok. Io vado di Max, non me ne frega un secondo cazzo. Galileo, c'è un nuovo personaggio. Dove cazzo è? Eccolo qui. Ah, ma Maxwell è il cattivo. Maxwell è il cattivo, tra l'altro. Ecco perché non ha il nome con la W. Ha il nome con la W al contrario, vedi Galileo. Sì. Perché avete detto che fa cagare? Non lo so, perché io non l'avevo ancora visto. Ecco perché ho detto che faceva cagare. Allora, quindi hanno aggiunto... No, c'è un brutto di faccia. Questo qui è il nemico, l'hanno aggiunto come personaggio. Is dapper but frail. Can split his mind into pieces. Ma che cazzo vuol dire? Non ho capito. Was once the king of the world. Beh, allora Maxwell è il personaggio più figo del gioco comunque. Bene, allora chi lo prende? Mio. Galileo? Ok, io prendo Christian. Ma è chi figo vuole, nel senso pizza. Che è forte o? Allora no, Galileo, questo qua è chi ha messo Wilson nel mondo lì. È il dio. È dio. Capito? Madonna, poi c'è tutta una storia dietro che ovviamente non sappiamo. Vabbè. Sarebbe la nemesi del gioco, dai. Esatto. Va bene. Christian... Io sono Wilson. Ah, e io sono Webber, che mi piaceva. Benissimo. No, Webber no. Come è Webber vero. No? Galileo, no. Potrei andare... Gli unici due che mi piacciono sono Webber e il robottino, ma il robottino mi fa cagare. È che devi stare lontano con Webber. Vabbè, l'altra volta ti ricordi però, Sì, sì. L'altra volta c'avevo i ragni a mio favore, guarda che era un vantaggio. Vabbè, va di Webber, senti, fanculo. Prendetevi quel cazzo che volete, dai. Allora, via. Cappelli, default, non ne ho, è indigestibile, bene, via. No. Ah, eccoci qua. Un ragno. Ma tu sei basso. Ammazzo. Tu sei basso, fai cacare. Sono basso. Perché lui il personaggio è alto nel... Nel sì, gioco non potevano farlo. Magari sarà il mini il mini come l'auto. Se io sì? Ma se io mi metto come cazzo faccio a cambiare l'outfit? Beh, stiamo perdendo tempo. Esatto. Potevi cambiarlo prima. Io solo esatto, prima. Sto familiarizzando con i comandi del gioco che non me li... Questi alberi sono nuovi, Twiggy tree. Twiggy bastardo. Allora, Cristian qui mi ruba le risorse. Ma proprio tua. Qui devi venire, madonna. Io sto trovando tutte le risorse che ho. Oh, mi faccio una bella ascia, eccola qua. Ok, allora possiamo finalmente abbattere un albero. Devo chiudere tutti i siti che mi occupano internet, se no laggo più della madonna. Bene, vedo che ci siamo capiti, Chris. Comunque, qui bisogna ricordarsi le regole, Le so. Allora, scusate, le regole qui come sono? Allora, prima cibo. Dobbiamo trovare una zona che abbia cibo, maiali e bufali? Sì. 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 Ok. Oddio, non mi ricordo un cazzo. Qui c'è una zona con un piccone, bene, lo prendo io. Voi siete qua da 3 anni, ma ho trovato qui, Maxwell. Quello lì. Ah, è vero, vedi Galileo, qui c'è una statua in cui ci sei tu e sei in forma vera, cioè... In forma majestic. Qui c'è un cane, stavo per dire un tacchino, ma sappiamo tutti che è imprendibile.
Qui c'è del cos'è sta roba? Questo è marble. È utile in qualche maniera? No? Bene, grazie. Per farsi l'armatura di marble, che è la più forte del gioco. Ah, ma non credo due pezzi bastino, vero? Bene. No. Ottimo. Allora, donna. Qualcuno di voi può farsi il fuoco? Credo io tra poco. Attualmente no, perché sto prendendo il legno adesso. Ok, io prendo questa roccia, se non ti spiace. Mancano due di paglia e posso. A me manca uno di paglia. Allora, facciamo che ci troviamo al portale. Ok. Sì. Aspetta, ok, la mappa si apriva con M. Era lì il portale, bene. Dai, non siamo troppo distanti ancora. Ma sì, tanto la sera dura tanto. Sì, adesso siamo l'autunno è la stagione proprio normale. Senza difficoltà, ecco. Porca troia, quanto cibo di qua. Bene. C'è cibo? Minchia, c'è lo spagnetto. C'è una zona pagliosa, non so se possa contenere. No, ma è mini, è una zona proprio piccola. Semino. Oddio, e se io tagliassi quest'albero qui? E infatti, ma qui c'è. Ah, il portale, mi stavo spaventando. Prova, secondo me ti darà del legno normale. Perché ti dà. Cos'è? Prendo uno. Twiggy tree cone. Sono tipo pigne, ma. Serve a un cazzo. Non serve un cazzo, bene. Un secondo, scusate. Miglioro un attimo la live. Ok. Bene, prendo qualche ferro lì. Oh cazzo, torno in drio qua, minchia, se no. Bene. Stavo imitando gli uccelli, scusate. I fiori. Beh, sembra esserci niente particolare sta zona, a parte funghi. Metto il fuoco qui. Va bene, ho capito. Metto il fuoco qui. Scusa, dove lo metti? Ah, okay. Ci siamo. No, non avevo capito bene, scusa. Infatti. No, scusate voi. Sì, ma il fuoco non lo vedo, comunque. Metto il fuoco qui, metto il ok, mettilo qua di notte. Portalino. Metti il portalino perché sono fermo, ok. Allora, qui siamo un po' cazzoni. Siamo giù sotto il portale. Qui siamo un po', come si dice, morto, cazzo. Oh, venga giù. Arrivo. Si è fermato proprio nel mezzo del loop. Stavo per metterci il Madonna, mio fiorello. Ma lei è un signore vecchio. Se si prendeva la donna, almeno facevamo una gangbang. Io lo volevo Maxwell, era più figo di tutti. Ah, vedi? Sì, non insultatelo. Solo perché è vestito elegante, questo. Guarda. No. No, bene. Che è il dio. Vi ricordate quando avevo il mimo? Bello quel personaggio, guarda. Che mettevo giù i palloncini e ammazzavo il colefante. Oh, che ricordo. È servito molto, tra l'altro. Esatto, me lo ricordo bene, le ho fatto un link. Oh, allora io i vostri materiali. Ce li ho, non si preoccupi. Io sono un po', come si dice, smarrito qua, non mi ricordo bene. Allora io domani vado a destra, non so voi. Qui bisogna le prime giornate bisogna dividersi e poi ci si ritrova per ora al portale, ci si ritrova. Sì. Dividetevi, ma è giorno. Dai. Finché io vado su, ok? Su. Mm-hmm. Io vado a sinistra. Bene. Se qualcuno trova qualcosa, gridi Albatros. Ah, okay? No. La parola Albatros. Come ha fatto capire Anno, lo sa solo lei. Beh. Lo so, lei ha capito Death's Four quando ha detto una cosa in italiano. Oddio, tra l'altro era sempre di Don't Starve questa vicenda. Sì. Guarda, ci ha portato proprio alla grammatica estrema sto gioco. Io sto seguendo questa strada, ma... Io pure, in attesa di un villaggio di maiali. Io credo... Di maiali, vedo. Ah. Allora, bisogna valutare però, perché magari sono pochi Galileo, quindi valuta bene se quanti sono. Ho visto una casetta, adesso arrivo lì un attimo, controllo. Ecco, non va bene. Zona. Per lustri, qui ci sono delle tombe, inutile alla prendete merda. I fiori, mi raccomando. È un coglione Alon.
È un coglione alone, bene. Io c'ho paura perché su sto gioco adesso credo abbiano, quindi abbiamo detto che l'hanno ultimato, ecco. Sì. Non mi veniva proprio. Scusa, se l'hanno ultimato, adesso ci sono anche le cave, se non sbaglio. Le cave? Minchia. Sì, sul single player ci sono. Boh, non lo so, magari una roba da single player e basta. No, io ho paura. Prendo che abbiano aggiunto robe. A parte che c'hanno un botto di roba che non abbiamo ancora visto sto gioco. Fatti. Ci fa spaventare. Mm-hmm. L'ultima volta mi ricordo che abbiamo incontrato tipo Satana che... col sacco. Vero. Mamma nelle cave mia. Ci sono i conigli sì. giganti con gli occhi guarda, rossi. Guarda, me lo ricordo perché avevano fatto un video su Celestial Movie di Don't Starve, in cui tu ci hai fatto vedere tutto, guarda. Ah, bene. Ma cosa sto facendo? Madonna, sto seguendo la costa. Mi sa che questa è una penisola, ragazzi, è il nostro peggior nemico. È l'Italia, cazzo, è il nostro peggior nemico. Porca Eva, non sei capitato in Italia, ragazzi. No! Abbandonare. Oddio. Ma guarda te, oh. Il giorno dura, adesso. Zona di merda. Infatti. Oh, qui c'è la zona, no, scherzo. I bufali. I bufali, bene. Lei dove è andato? A destra? Cerca... A destra in giù rispetto al portale. Okay. E ci sono i bufali. Bene, ora, se in zona ci dovessero essere anche dei maiali, siamo a cavallo. No, siamo sui maiali. Ah, guardi, non ha senso, quindi non la risponderò. Adesso io sto seguendo la costa, ma tanto so che mi ricongiungerò col portale, perché sta facendo proprio una penisola. Poi non so cosa ci sia... il cimitero qua. Sei andato su, Galileo? Larga. Ho seguito la costa sinistra e mi fa fare un giro di quelli assurdi. Bene, lo sto facendo io nel verso opposto il tuo giro di quelli assurdi. Dei ti ragni. Dico... Bene. Oh, i ragni sono amici miei, se ce ne sono tanti. Ah, io c'ho la spider egg, che ricordiamo essere una tana di ragni che posso spezzare dove voglio. Ma vaffanculo. Ah, anche a te, guarda. Non l'avessi mai detto. Ma come mi ha colpito? Ma quando? Siamo capitati in Molise, ci dice. Bene. Non esiste, eccolo qua, Molise, non possiamo. Dai, vabbè che stiamo in un gioco fantasy, però dai, il Molise. Oh, cos'è sta merda qui? Attack. Io lo attacco. Ah, è una talpa, no, che figo. È una talpa, Galileo, non è niente di satanico, non ti preoccupare. Bene. No, mi sono spaventato. Stava dormendo nella tana. Allora mi ha fatto un effetto negrico. Ah. Ho già tre ragnatele, bastardi. Grazie. Io qui ho trovato un cazzo di niente. Ma cos'è che. Io mi ricordo che l'ultima volta che abbiamo giocato, abbiamo tipo guadagnato un botto di ragnatele facendo qualcosa. Cos'è che avevamo fatto? Non mi ricordo. Che tipo eravamo arrivati a un punto che abbiamo detto le ragnatele sono... Ah, la mia barba forse. Ah, ah sì, è vero. Io cresco la barba che... Ah, bene, bene. Bene, bene, bene. Bene, 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 bene. Io sto ancora facendo il giro di questa penisola di merda. E mi sono ricongiunto. Basta, ecco lì. Ah no, cosa c'è qua? Tiè. Guarda, questa è tutta... Non so se riesco ad arrivare da voi in tempo, eh. Tutta una penisola. Ah, è vero, ma dove... Cazzo. Ah, qui c'è una casa di maiale. Aspetta, ah, credo sia quella di Galileo. Sì, è quella di Galileo questa casa. Ah, io sono quasi al portale. Puro. Io sono al portale quasi praticamente. Quindi... Come se ci sono. Bene. Ok. Perché non mi si muove più ogni tanto? Il fuoco di Christian è inutilizzabile adesso, no? Il? Il fuoco che ha messo Christian è inutilizzabile adesso, no? Se è cenere, sì. Allora, dove cazzo è il portale? Qua. Facciamocelo proprio al portale, qui abbiamo proprio un punto. Esatto, esatto. Oh no, io ragazzi. Io non ci arriverò mai. Oh cazzo, questa qui... Merda, è un'orma. Cioè, il coelefante. Ma lascialo stare, guarda. Il mio nemico naturale. No. Un ragno. Di nome Darkup. No, grazie, no. Grazie. Che cazzo... Ah, una talpa. Vedi che l'hai detto anche tu? Un worm. Anche a me sta dormendo nella tana, no?
Uccidila, uccidila! Ah, sì, era una minchiata da uccidere. Galileo, lei ha da fare il fuoco, se no lo metto io, eh. Sì, sì, ce l'ho, ce l'ho. Mi manca un po' di legno, posso fare la macchina della scienza, comunque. Bene, allora risparmio il legno. Ok, Christian, lei non torna a casa per cena? No, mi dispiace. Oh, che peccato, dormiremo senza di lui. Un po'. Più spazio per me, Galileo. È vero, ma io non sto badando alla mia vita. Non sto cucinando, non sto mangiando. Vediamo se... No, queste cose non le posso cuocere. Cuocio questa roba. Che cazzo è? Cosa vuoi, Christian? Oddio, ho trovato... Cosa hai trovato? Sei tu che facevi dei versi, Davide? Ah, che spavento. Sembrava dal gioco, giuro. Mamma mia, siamo arrivati a sto... Controlla la tua sanità mentale nella realtà. No, perché sentivo... Sembrava il quell'elefante. Vedi che lo temi anche tu. Il quell'elefante è un incubo che ricorre. Ma cosa cazzo... Ma qui ci sono quattro fiori. Io se voglio farmi la ghirlanda. Si chiama Noob. Ah, grazie. Guarda, pieno di fiori qua, ma il portale l'hanno cambiato, non era così figo prima. No, infatti, guarda tutte le roselline, tutte dark. Tra l'altro io dark. Galileo, noi due siamo i cattivi, io sono il ragno, te sei il Wilson, vero. Vedi che per ecco perché è stato fuori. Comunque scappi, credo che scappa. Sono scappato. Mi avventuro. Galileo, è notte. So che sta per diventare giorno, ma finché non lo è, grazie. Dovresti andare su Wikipedia a vedere le tue abilità. Magari sono fighe, magari puoi camminare nella notte, non lo sai. È vero, Galileo, dopo vai. No, facciamo ormai a notte. A live chiusa, o a notte, o di notte. Dobbiamo cercare le abilità di Galileo. Cristo, io mi sto muovendo nella tua zona, eh. Ma qui c'è una sono arrivato a 11 fiori. E basta, non ho guarda, io sto per prendere un botto di fiori. E sto per fare un po' di marmo, vediamo. Un wormhole. Oh, un fiore. Oh, non prendilo, Christian. Non ci vai? No. Ma affacciati e poi esci, no? C'ho voglia. Bene, ottimo. Magari c'erano 8 maiali di là. Allora, vediamo un po'. Ma magari era 100 km miglia. Ma e il poi... cappello di paglia serve è di One Piece. Sì, serve d'estate. No, sì. Perché dice helps you stay cool and dry. Quindi sì, è in estate, non ci siamo mai arrivati, non ti preoccupare. Ma forse una volta sì, ci eravamo arrivati a usarlo. Perché aveva aperto la cassa, ma... È vero, sì. Mamma mia. Madonna, è stato un disastro. Esatto, è stato un disastro. E invece nell'ultima partita che abbiamo fatto, avevamo trovato una cassa che poteva salvarci dall'inverno, se cambiava stagione. Ma tipo io avevo rushato durante il freddo, ma ero morto. Se vedete dei ragni uccideteli, eh. Io Christian, non posso. Io Christian devo venire nella tua zona per forza. Galileo vieni anche tu perché tanto non c'è niente di là. Io sono andato verso il basso, al portale. Devi andare a seguire la strada che c'è alla destra del portale. Quella che va giù nella zona di paglia. Sì, è giusto, fidati. Sì, e poi però c'è un... C'è un bivio. C'è un bivio. La zona dei maiali è gigantesca. La? Zona dei maiali? Sì, dei maiali. Dei bufali, magari. Dei bufali. Stavo dicendo, l'hai già trovato. Nella zona pagliosa. Cazzo c'è qua? Sì, c'è una zona pagliosa qui. Per proseguire nella zona giusta. Qua dove siete lì, dico. Perché sono continuato, sono sceso, no? E siamo divisi, Galileo. Ma sì, siamo divisi. Cos'è che posso fare un... Cazzo, posso fare una Whirly Fan? Bene, inutile alla. Minchia. Attimo. Bene, mi sto per moria. Ok. Bene, ci abbiamo ripreso un po' la mano. Allora, abbiamo trovato i bufali, li abbiamo trovati. E basta. Il cibo c'è, dai. Non ci si può lamentare del cibo. Per ora c'è. Sì. Sì, esatto. Queste qui non le posso prendere. Sono corrotta. Vero. Quella lì è brutta, eh. C'è un altro maiale. Alone in the dark. Alone in the dark. Guarda, se ci capita il villagione con la casa dei maiali. Con il re dei maiali. Esatto, minchia.
Non c'è un cazzo. Lei, Christian, l'ha esplorato il giù, seguendo la strada dal portale. È andato proprio giù a picco, dove c'è una zona verde. C'è una zona verde, sì. L'ha esplorata tutta? È chiuso, si può andare solo su. Sì, ho appena visto. Ho trovato un bel villaggione di maiali. Albatross. Albatross? Dove? Zucchi, quando trovo qualcosa di interessante. Minchia, se lo ricorda pure. Oh, madonna mia. Aspetta. Oh, cazzo. Che è morto, Christian. No. Cos'è? C'è l'occhio di Sat. Scappa, scappa. Oddio, c'è l'orma del colefante qua. Madonna, sono entrato nel campo visivo dell'uovo. Mi ha attaccato come una madonna. Scappa, scappa. Ma mo ce l'hai ti ha agganciato. Magari dov'è il villaggio? Allora. Oh, merda, okay. Ma... seguite sempre la strada. Allora, io sono della zona pagliosa, la seguite sempre, 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 andate in giù finché non trovate una stradina in pietra e la seguite anche quella. Bene. Ma dove? In giù da dove? Dal portale. Allora, vedi il portale? Vedi che alla destra del portale c'è una strada che va in giù. Dov'è il portale? Ah, sì, sì, sì. Seguilo all'infinito finché non trovi una strada rocciosa e la segui pure quella. Esatto, io mi porto lì alla strada rocciosa. Ma è un villaggio decente, Galileo? Sì, sì. Ci sono un po' di coltivazione, un po' di... Oh, allora, allora buono. Allora ci sta, ci sì. Sta. Che adesso sto lì. Sta andando un po' verso sinistra adesso la strada. Mm-hmm. Adesso sta andando a sinistra, sì. Adesso c'è la zona corrotta, l'hai attraversata? Sì, sì, sì. Bene, bene, ci siamo. Allora, siamo sulla strada. Ecco te. Ok, bene, i maiali, quindi eccolo qua. Segui qua. Qua ce n'è uno singolo. Eh sì, il Forever Alone. E mo lo segui qua la strada. Christian, la strada poi la devi seguire a sinistra quando trovi quella rocciosa. Ok. Bene. Oh. Beh, molto interessante, Il cibo c'è, i bufali sa dove sono Christian, non credo sia lontani da qui. Un pochino, però ci sono. Ah, ma che Dio! Ah no, niente, chiedo scusa. Ho visto sti paletti con le teste di cosa? Pensavo che fosse uno di quei villaggi satanici, sai? Invece no, ce l'hanno quelli normali questa cosa. Beh, non è... Ah no, sì, beh, sono 3, 6, 7... Prendiamo 7. Tutto? No, no, lascia. Tanto è nostro, praticamente, lascia. Beh, magari le bacche, sì. Beh, le bacche, dai. A meno che c'è il tacchino. Allora, sono 6 o 7 case. Oh, io direi che finché non ne troviamo... Non c'è il re, ma sono 6 o 7 case. Finché non... Dai. Sì, dai. Ok, allora io comincio a mettere il fuoco quello decente. Non ce l'ho, bene. Qualcuno può fare il fuoco quello... Quello pro. Mi servono due rocce. Servono delle rocce. Due rocce, forse ce le ho. Ah, no. No, non ce le ho. Io ce le ho. Dove siete? Ah, siamo qui, io. Ehi. Beh, dagli due rocce. Come si fa a givare solo? A givare solo? Non lo so, tieni. Ah, ma ragazzi, tieni, mi sono appena ricordato di una cosa. Dove lo metto? Mettilo... Caldo. Dovete decidere voi, perché io mi sono appena ricordato di alzare i tacchi da sta zona. Via, via, lo metto. Io qua, mi devo fare la mia... Sì, bravo, arriva bene. Mi devo fare la mia casa un po' qui io, perché ricordo che io dai maiali vengo acciaccato. È vero. Mi stavo per mettermi lì con voi. Oh cazzo, ma è notte. Però la notte. Merda. Lolla. Vieni. Aiuto. Passo la notte da voi, ragazzi. Guardate cosa mangio adesso. I funghi verdi. Bisogna mangiarli crudine. No. No, i funghi verdi cotti. Blu crudi, è vero. Blu crudi, sì. Rossi da evitare come la peste. Esatto. Ok, ci siamo ricordati bene. Vado sulla wiki e vediamo se riesco. Io intanto mi sto scegliendo. Io adesso. Vedo il wormhole, Christian. No, ma sarà quello, no? Credo sia un altro wormhole quello. Grazie. Tu eri mai stato qui, Christian, prima? In zona qua? No. Allora c'è un altro wormhole di là, dopo lo vado a esplorare. Prima devo scegliermi una zona dove fare una casa io. Cerco se c'è... ragni, se no mi faccio un buco io lì da qualche parte. Bene, è ora di alzare i tacchi. Ah, c'ho pure la barba, bene. Ecco. Scusate, me ne vado subito, ragazzi.
Madonna, mai provato io. Minchia, ma devi togliere. Metti la macchina della scienza. Mi serve. Oh cazzo, no, qui non posso. Di legno. Le rane mi attaccano, eh, raga, anche se sono un... Oh, qui c'è un ragno, vediamo. Oh. Ok, e... io c'ho la mia zona. Grazie. Nato qua, in riva. Sì, dai, caso. Oh, ragazzi, abbiamo in zona anche un botto di laghi, laghettini. Per pescare. Oh, no. Bene. E niente, cibo c'è. I bufali sappiamo dove sono. Qui c'è un ragno, ma ogni tanto uno qui, qua e là. Il backpack dov'è? È vero. Importante quello. Infatti quello lì stavo pensando perché lo voglio quello. Eccolo. Niente, mi scelgo un nido e mi faccio la casa lì, dai. Allora mi serve... Ah, ok. Vado a prendermi due robine. Ah. Ok. E anni non li vedete? Sì, sono... ho trovato tre nidi, però sono distanti. Allora, uno me lo fate tenere per la casa, dai. Gli altri venite che li ammazziamo, dai. Ci state? A sinistra sei andato? Sì, a sinistra. Ah, allora, ce n'è uno qui, ridiamo veloce. No, no, no. Arrivo. Quello lì lasciamelo per la casa, quel primo che vedi. Ce n'è uno. Poi ce ne sono lo altri due. Aspetta, sei vicino a questo tu? Ecco, questo qui è quello che dici tu? No. C'è un altro ancora di là? Sì. Allora questo qui bene, questo qui ammazziamolo, vai. Qual era il tasto? F? F. Ok. Ok, è andato. Paunati. Okay. Make. Allora, fammi vedere quello per cui io mi devo fare la casa, aspetta. Ah, questo qui. Ok, allora questo qui sarà casa mia, ragazzi. Non me lo distruggo. Guarda, ne metto subito un altro vicino. Vediamo dove sono. Mi servono molte altre di ragnatele, venite con me. Sì, dai. Ok, dai, mi ricordo dopo che faccio la casa lì. Oh, quanto cibo. Casa di Litta? La casa lì, ho detto. Casa di Litta. Oh, raccogliete la carne del ragno così potete addomesticarvi i maiali per quando andate in giro. Nope. Ovviamente subito da negare. Ah, cosa? Fanculo, rana. Cosa ti... La rana. Galileo ti ha droppato delle robe che... Come cazzo fai ad averle? Codex Umbra? Ma ce l'avevi tu sta roba, Galileo? E più anche Nightmare Fuel. Vedi, allora tu potrai fare certe magie, Galileo. Aia, aiuto. Ma Galileo, prendila la roba e vattene. Non stiamo qui a... Potete uccidere quella rana? Ma non uccidiamo, deve solo riprendere la roba, la sua Codex Umbra. Ok. Galileo non l'ha presa. Ah, Galileo! La materia rosa. La materia rosa lì, non ce l'hai, madonna. Materia rosa lì. L'ho presa io, tranquillo. Senta. No, dagliela a lui che sarà un parte del suo essere. No. Va bene. Me la tengo io ormai. Ragazzi, a me non mi si cagano, bene. Ah! Allora, io vi aspetto... Vai. Vabbè, quello lì te lo ammazzi facile. Ok. Ok. Io farò la tana quando... Senti. Ok. Aia. Ok, non sto vedendo un cazzo. Aspettate, com'è che era? Così, ok. Bene. Oh, ragnatelina, prendi la terra. Prendete le ragnatele, prendetele. Ok, ce l'avete? Bene. Ancora un po'. C'è un altro nido da qualche parte. Ne voglio almeno 15. C'è un altro nido qui, da qualche parte. Non il mio, se mi ammazzate il mio nido... voglio che diventi grosso, poi. Allora, è giù di qua. Giù di Ferrero? Dove cazzo è? Ok, giù. No, ma quello sono io, che imbecille! Oh, questo è raro, raro. Chi è raro? La mandracola. Che cazzo è sto qui? Prendila. Come si fa? Prendila. Attaccandola. Ah no, non la puoi prendere. Ma... No, scherzavo. Di notte qui ci non sono dei ragni. Prendere. Muori, puttana! No, Davide, non puoi fare niente. Oddio, non l'ho mai visto. È quello che volevi te. Sì, è quello lì. No, ammazzalo quello, giusto? Ammazzalo. Allora, che la mandragola ridà tutta la salute, tutta la sanità e tutta la vita in un colpo. Ma perché non la possiamo prendere? Serve qualcosa? Perché è sera, no, perché è sera. Allora stiamo qui la notte, dai. Facciamoci un po' comunque, stiamo qui la notte.
Merda, ma io devo mangiare comunque. Ragazzi, sono due ragni. Arrivo. Ok, andiamo a fare il nido. Madonna, che fastidio quella mandragola di merda. Non vedo di mangiarmi la colazione. Scusate, il mio senso di ragno, sai. Al nido? Ah, bravo. Venga, venga. Oh, ma mi segue, mi segue. Bene. Mamma mia, non vedo di fare il padella. A parte che solo uno di noi la potrà mangiare, no? E cos'è che fa? Ti ridà tutto. Tutto. Tipo il mio no, gear. Forse la sanità no, però la fame e la salute di sicuro. Tipo il gear del robottino. Esatto. Ah, qui c'è un altro bene. Tutti se ne vanno, io intanto tac. Davide, aspettami. Ok. Tanto a me non mi cagano i ragni. Aiuto, aiuto. Mandragola, fai qualcosa. Dai maialucchi. Oh, qui ci sono dei maiali. Vediamo se c'è un villaggio più grande. No, sono tre. Oddio. Io devo andarmene. Anch'io me ne sto andando. Qua c'è un altro nido. Mandragola, vieni, veloce. Oh, ti segue tipo Chester. Sì. Oddio. Davide, vieni, devo scappare. Sembra una disperata cogliona. È una foresta, non ci credo. Venga, stiamo qui. Metta giù il fuoco. Ce l'ha? Sì. Metta giù, siamo... non si preoccupi, stiamo non tranquilli. Riesco, aspetta, sono buggato. Metto io? Sono buggato, non me lo fa capire. Messo. Bene. Mamma mia, uccidila! Ti prego, uccidila! Non posso. Cioè, davvero... Stai zitta! Vai nel fiume! Vai al fiume. Dai che la butto giù. Oddio, aspetta. Amico, siamo amici. Via di qua. Ah, lo posso spingere via, che figata. Galileo, lei è al sicuro? Sì. Ma quindi, Christian, cosa ha trovato nella sua ricerca? La mandragola. No, su internet, su cosa fa Galileo. Niente per ora. Bene. Se non avevo trovato la pagina wiki. No, ma solo a me dà fastidio, no? Sì. No, muori! È così allegra, muori! Ma tu cos'è? L'hai raccolto o ti ha seguito proprio come Chester? L'ho raccolto. Ah, vedi. Good day, good day. Mi segui solo per mangiarmi. Ho la barba. Si è piantata! No, io non la raccolgo. Ah, ok. Ed è morta, vedi? Bene, mangiatela, guarda. Vieni a farti sto nido. La tengo nei casi di emergenza assoluta. Christian, grazie. Il nido. Sì, esatto, come il gear. No, a parte che non potevo neanche... Venite da me. Ah! Oddio, qui è pieno di ragnatele. Christian, i maiali li stanno attaccando. Le vedi? Uccidili! Io non riesco a coordinarmi con F. 11, prendi, 12, vai tu ne, 13. Dai maiali. Madonna, quante ragnatele. C'è ancora il nido? Oh cazzo, c'è il maiale che mi vuole. Prenda il nido, Christian. Qua c'è un'altra ragnatela. Okay. Ragnatele basta, abbiamo finito. Va bene, prenda più che può. Lì c'è il nido suo. Io vado, posso andare a farmi la mia base militare, grazie. Sì, bene, prego. Adesso. Oh, io ho bisogno di una base. Io torno alla base invece. Allora ragazzi, abbiamo la protezione, abbiamo ragazzi, abbiamo il maialo, abbiamo il ragno, abbiamo il bufalo e abbiamo il cibo. Quindi dovremmo essere in quella fase in cui bisogna resistere, no? Un'altra mandragola. Che culo. No, Galileo, prendila tu, io non ce la faccio. Ah no, è vero, ma tanto muore adesso. L'ho presa io, tanto la do in caso di emergenza. Ah, ok, bene, bene. Ma mica, sbaglio mica. O non l'abbiamo mai incontrato in due anni che giocheremo a sto gioco, Steam and Dragon? Su una roba nuova? No. Perché sul single player non è roba nuova. Ah, però magari l'avranno... Sì. Esatto, l'avranno aggiunto. Qui c'è un'altra ragnatelozza. Sul mulch. Prendila. Ah, ci sono dei bufali qui attaccati. Bene. Dove? Bene. Questo a bene. Minchia, sono andato dai maiali a sinistra. Come dai maiali a sinistra? Dai maiali a sinistra. Dei bufali. Ci siamo andati dalle maiere sinistra, ma non c'è niente. Sì, ma... sì, aspetta. Christian, fatti guidare da Galileo. C'è
Esatto, allora un bordello. Io sono al villaggio. Sono caso, no, però. Mi si è rotta okay, l'ascia. Allora, vieni dove c'è la dove vuole farsi la casa Davide, insomma. Alla ragnatela? Mm-hmm. Ah, c'è già qui Davide. Se sto facendo la casa, eh. Il maiale, insomma. Va bene. Però mi devo disboscare. Arrivo. Un po' perché mi dà un fastidio tutto sto forestame. Quindi sono qua vicini i bufali, ma sono tanti. Sì, appiccicato. Abbastanza, 5 ne ho visti. Porca. Che culo. Allora ci iniziamo a fare i campi, eh. Vieni. Allora, Christian, poi tu dovrai passare, esatto, alla creazione. Qui adesso io al campo, sì. Qui c'è un'altra ragnatelona. Allora, che tutte le robe comuni, ce le un'altra faremo... Un'altra mandragola. Porco diso, sì. No, ma secondo me ormai sono robe comuni, Christian, cioè non è possibile, dai. Come se avessimo trovato 3 Chester. Di sicuro è aumentata la chance. No, no, è quello che dico io, sì. Comunque, raga, le robe comuni, tipo i campi, cose così, le facciamo a metà strada. Così le posso prendere sia io che voi. Sì, sì. Allora, questa me la mangio. Io sto lottando con la fame, come al solito. Vedi. Allora, adesso, niente, raccolgo un po' di merda. E vi esatto. Anch'io sto disboscando la zona per averla visuale libera. Hai cercato per io su Wiki il tuo oggetto? Per vedere. No, esatto, ma vedo, se tu hai degli oggetti... capito? No? Se tu hai degli oggetti ficchi... Esatto. Li potrei usare? Distruggiamo sta ragnatela, Christian. No. Sì, tanto non è che servono più le ragnatele. Allora, ragazzi... Sto per piazzare anche la mia casa qui, quindi ci saranno due ragni, non ammazzatevi. Saranno due ragni. Cos'è sta roba? Cioè il tumbleweed che andava. Che è, scusate. Che lag. Guarda, c'è un altro dietro. Ma c'è un ragnetto, è vero, mio amico. Ciao amici. Devi esplodere. Uno sfigato. Sono amico dei ragni. Ah. Allora, qui... Plant, me la faccio qua. Cazzo fa? Oh. Però dopo, aspetta. Dopo. Te, aspetta che... L'albero non ti vedo. No, yeah. sto morire da fam. Ok. Ah, un ragno, aiuto. Guarda. Attenzione, voi birbanti. Te l'avevi lasciata giù. Sì, perché non... Sei sto preso. Sei stupido. Scappa. Scappa. No, aiuto. Scappa. Porca troia. Sto bene laggiù? No. Ah, bene, lo sento, sai? Ma solo tu hai buffali, credi, no? Ma va, no, in alto ce n'è un altro paio, tipo. Ah, allora, sì, quindi... non è che ce ne siano tanti, però. Ma la palla la possiamo fare già adesso? 5 ci sono. No, per la palla serve la macchina di Cristo, giusto? Sì. Merda. La potete fare voi al vostro campo di merda? Abbiamo fatta vicino al campo. Ah, bene. Fuoco. Allora la vengo un attimo a usufruire. Aiuto! Per eccola! Ok, c'è un ragno. Bene. Non riesco più a muovermi dal lag, bene. Io posso fare un botto di robe inutili attualmente. Ma quel ragno mi deve seguire fino alla fine. Buono, amico, buono. No, lasciala, buono. Vabbè. Stufrato. Se passate per il mio campo. Io voglio... Qualcuna delle rocce? No, mi spiace. Si fa spear. Galileo delle rocce? No. Dell'oro? Nope. Due. No. Via tutto. Via Dio Cristo. Ok. Quattro. Quattro che? Quattro legno. Quattro dello strutto. Quattro legno. Oddio. Dai, che tra poco mi posso fare la mia casetta. Ma era qua. Allora, togli il tuo fantasmino ombroso. Fantasmino ombroso. Che non si sa ancora che cazzo faccia. Aspetta che dobbiamo alimentare il fuoco qua. Alimenta. A proposito di alimentare il fuoco. Devo fare il mio fiche. Oh, qua. Va bene. Oh, appena in tempo. E ora si cucina e si mangia. Oh, facciamo un po' di semi.
Allora, dopo la costruzione dell'Alchemy Engine inizieremo a fare sì. campi. Allora mi serve roccia, legno, roccia e legno, ok? Bene. Io legno ne ho a volontà attualmente. Roccia no. Allora, me ne dia 8 di legno dopo. Te ne servono 8, ne ho sicuri. Ne ho 20 più 18. Ok. Ok, bene. Ok, bene, bene, ok. Io mi sto cercando di organizzare la mia casa qui, perché serve che metto l'altra tana lì, quindi abbatterò quest'albero. Ma quanta fame che avevo. Sì. Sì, sì. Il cibo però c'è, eh? Ah, sì, sì. Ok. Our pockets are full, ma vaffanculo. Droppiamo un log proprio. Allora, se lo venga a prendere. Se lo venga a prendere a metà strada. Perché non può venire qui nel villaggio? No, venga lì dal mio, se non le dispiace. Ma io con i ragni non ci sto. E io con i maiali no. La sta aspettando a metà strada. Io sono già. No, scherzo. Bene, venga qua. Allora, gliene do 20 perché sono buono. Lei è un col. Grazie. Bello. Allora, questo lo posso raccogliere? No, bene, era inutile. Galileo roccia, Galileo roccia, Galileo roccia, Galileo roccia. Devi andare in su. Devi andare in su. Anche io vado adesso. Add fuel. Ok. Allora, io sto cercando qui. Fuoco posso. È ricresciuto tutto qua. Ah, c'è la ragnatela, no, un altro posto. Ecco qua. Ho creato anche la mia seconda. Oh, bene, qua in mezzo mi faccio tutto, guarda. Date. Per me questo wormhole mi porta su. Se mi porta su questo wormhole siamo a cavallo. No, a maiale. No, a verme. Che cazzo di. Allora, che figata. Mi faccio vedere c'ho a me. C'ho la scorciatoia. C'ho la scorciatoia vicino ai ai bufali dall'altra parte e anche alle rocce. Siamo a cavallo, basta. Niente battute. No, bufalo. Siamo a cavallo. Io mi esploro la mia zona perché mi serve anche a me delle rocce. Allora, vediamo se posso farmi il backpack intanto. Il backpack? Il backpack. Cosa cazzo avete detto? Il backpack. Il bag pack, non mi sembra di aver detto strane dicerie. Il bag bag? Sì, quello lo dice tua sorella, bag bag. No, lei dice scopami tutto. Guarda, lei se la canta. Allora, vediamo un po'. State alla larga, maiali di merda. Coglioni del cazzo. Guarda, dico, con quella faccia da maiale. Ah, qui c'è un altro... Qui c'è una tana di ragno. Bene, cazzi vostri, la tana di ragno, tanto a me non mi fanno effetto. Okay. Oh, backpack. Ah, ma fa tanto ridere, backpack. Oh, io posso scavare le tombe, voi no. Io sì. Devo trovare l'oro a tutti i costi. Ma non è le tombe. Oh, cos'è sta roba? Potato cup. Mia, grazie. È una tazza fatta con una patata scavata. Asta è mia. Che cazzo la uso a fare? Non potrò mica raccogliere l'acqua. Qual è la descrizione? Aspetta, ho trovato anche un diamante. Un rubino, quel cazzo che l'è. La descrizione è... You're our cuppy cup. Ecco la descrizione. Oh, che è you go smash? Vaffanculo maiale, eh. C'è un maiale che si è avvicinato a me. I go smash. Eccolo qui un wormhole. Io devo andare nel wormhole, Cristo. Devo andare nel wormhole. Nel wormhole. Andiamo a prendere questo, perché non so se è quello che intendi te. Sai che ne ho trovato un altro. Ce n'è uno, Davide. Ah, Galileo. No, è a destra del villaggio, poco a destra. Sì, sotto la strada. No, sono andato in alto a cazzo e ne ho trovato uno. Allora no. Sarà quello che ha trovato prima Christian? Possibile? Provo a entrare.
Eccolo qua il mio, scusate. Jumping Worm. Sono spawnato in una zona corrotta a destra. Bene. Non è quello allora. Christian, io sono... Dio, è pieno di rane, tutte giganti, sì, che camminano. Davide, tu dal wormhole? Sono spawnato vicino a tipo una laguna e... Zona verde? Sì. Con una stradina appena allora... sopra, giusto? Sì, tu devi andare... in alto a sinistra. Comunque voglio ricordare, voglio ricordare la tradizione di questo gioco. Ho trovato, sì, Chester. Molto bene. Tra l'altro io l'ho esplorata tutta quella zona e non l'ho visto bene. Non so, perché io sono andato su di due passi, Christian, cioè... Molto bene. Non so se sia questa... Bene, adesso io ho il mio amico Chester, però ve lo darò a uno di voi, perché... non posso portarlo con me nella mia zona, perché è privata. Mm. Ah, è vero. Però lo trovo se... Cazzo, sto morendo di fame. Sempre! Ok, ragazzi, ho raccolto tutto il necessario per fare l'Alchemy Engine. È destino, ragazzi, proprio per il compleanno. Eh sì. Dovrò trovare... Tra l'altro ricordiamo, auguri Davide. Esatto. Non tutti lo sanno. Ah, ben vabbè. 22 anni. Esatto. Eh sì. Non era 25? No, era 29. No. Ah, ok, no. Fatemi gli auguri per i miei 30 anni. Cioè, voi ci pensate, ma fra 12 anni ci diremo auguri per i 30 anni. Davvero? Cazzo, è vero. Sì. Guarda, io non ci penso mai a queste cose perché mi fa sentire morto. Un altro wormhole a caso, oddio, ci jumpo in. Ti jumpo in, bene. Ti jumpo in, sembra una frase sessuale. Scusate, lo io è. Sto. Ok, io sto struggling with the food. Avete capito? Quello vicino. Quello vicino al. Comunque, Christian, io sono finito guardando il villaggio di maiali a destra, lontano. Secondo me non è lo stesso, sì, è quello. E allora che cazzo dici la roccia, Dio? In alto a sinistra, se procedi in diagonale, per un po' di tempo. 3 anni? Su dirlo, no, grazie. Vicino. Adesso vengo giù, magari ti incontro. No, io sto tornando al villaggio a piedi, quindi... Che è successo? Dopo mi faccio una bella fist di... una bella figa, sembra che stai dicendo. Ah no, perché devo prima figarmi il culo. Guardi, vuole usare altri termini... Ah, ma io ho bisogno di roccia. Io ne ho 10. Mi serve, giusto. Proprio ciò che mi serve. È la mia roccia. Merda! Questa è una sfida. Sì, la sto raccogliendo. No, non ho il. Cazzo! Cosa si fa in questi casi? La torcia, cosa? La torcia. No, ma non mi fa. La torcia. Non me lo fa piazzare. Davide, la torcia. Non ce l'ho, non capisco che cazzo sta succedendo. Ce l'ho, ma è blu. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'hai già fatta. L'hai già costruita. Dark Cooper was killed by darkness. Allora, io ho cliccato sul Cristo di fuoco. Sì. Però avevo un rubino in mano perché avevo l'inventario pieno. Sì. Ed è esploso Cristo, non si capiva più un cazzo. Cioè avevo il robo blu. Era già costruito quello blu. E cosa dovevo fare? Potevi piazzarlo. No. Se lo selezionavi lo piazzavi. Ma che cazzo, non me lo faceva piazzare. Ma non è difficile, dai. Stare sul fuoco e poi muovere il mouse fino a quando il no, fuoco... ciò che facevo, razza di bastardo, dai, poco male, dai. Ero comunque... dai, niente di grave, su. Oh madonna mia. Ricostruisco l'alchemy, fuck. Dai, il mio dai. Personaggio ha tipo 75 di vita di base, non è un cazzo. È vero, poca. Hai visto sulla Wikipedia cosa fa il tuo libro magico? No, fammi indovinare. Secondo me fa qualcosa di vincere. Infatti. Allora, no, avevo letto un attimo che faceva. Prende i maioli, amici del per ragno. Craftare... Eh? Per craftare oggetti magici. Ah, vabbè. È anche usato per alimentare night lights, vabbè, ovviamente le luccioline, non so cazzo. Bene, sono, quindi puoi andare in giro di notte. E la Codex Umbra di Maxwell, per summon, cos'è che era, per invocare, ma... Sì. I Shadow Puppets.
Bene. Beh, se è quello che penso, sarà qualcosa di figo, no? Ma quindi tu, quando clicchi sul libro, c'è scritto use, per caso? No, mi dice esamina. Ah, allora ci sarà un qualche rituale magico. Dobbiamo metterci di fare Ah, ecco qui la sua roba, così. Davide. Lasciala lì, grazie. Sì. Vengo lì, manca qualcosa. LOL, lo ripeto. Allora, io... che palle, solo per un po' di rocce sono morto. Per un po' di rocce. Anzi, per un rubino, a dirla tutta. Io sono un rubone, invece. Rubo tanto. No, rubino, allora. Rubo... Dica, diceva? Niente. Ah, bene. Andiamo pure avanti con la nostra vita. Esatto, ma la nostra vita a questo punto del gioco in cosa consiste? Nel creare più roba possibile per la base. Per l'inverno, sì. Ok. Beh, vedo che abbiamo già un pochino di cristi. Niente. Sì. No, ho sentito dire che i campi sono già fattibili, che piove. Sta piovendo. Che sono nella zona corrotta. Che non mi ricordo dove... la mentalità andrà a fanculo. Che non mi ricordo dove era la mia roba, quindi Galileo adesso me lo ricorderà. Dove era più o meno? Bene, si può concludere qui la nostra avventura. Oh, il regalino. Sono andato in giro a caso. Vediamo cosa mi dà. Silenzio. Perché il regalino? Oh, i pantaloni. Esatto. Non è ora del rituale, Davide. Ragazzi, non ho il... so dove cazzo è la mia roba. Bene. Ho costruito l'Alchemy Engine. Tanto voi avete la vostra vita. Ma sei alla base, quindi te, brutta merda. Sta parlando con te, Christian. Ah, sì. No, giusto per chiarire, Che ne so io, quello lì parla. Allora, io stavo tornando a casa dal wormhole e avevo incontrato... Ah, ok, mi ricordo che era vicino a delle case di maiali. Dove cazzo sono le case di maiali? Non però le vostre. Dove cazzo sono? Io! Sì, lei ride, Galileo, Oddio. Allora... Io anderei a prendere un po' di legno. Un po' di legno? Giù. Lei vuole... Oh, qui ci sono le case dei maiali. Io ero morto qua. C'è Chester, eccolo qua. Oddio santo. Comunque quindi... la sanità sempre al massimo, io minchia. Christian, la roccia ce l'hai quindi? 10, sì. Bene, mi servire. Vedi, io adesso c'ho ancora il fuoco blu. Oh. Adesso, ma perché prima avevo il rubino in mano, capito? Porco Giuda. Perché avevi un rubino in mano? Perché avevo l'inventario pieno, quindi lo dovevo per forza tenere in mano. L'avevo appena raccolto, poi tutto d'un tratto è diventata notte. Aiuto. Stavi scavando le tombe? Sì. Bravo. Scusa, passo la notte da voi, non rompete i coglioni. Allora, vediamo un po' l'Alchemy Engine. Il regalo ce l'avete. Vi lascio qui Chester. Ve lo lascio alla base. No, ma potete anche lasciarlo fermo alla base, tanto. Allora. Light. Survival. Adesso mi faccio un attimo una fase di vedere che cazzo posso craftare. Allora, posso pescare, Tade? Ah, ma non mi prende da qua. Ah, è vero, cioè abbiamo pure le lagozze. È vero. Però le lagozze ci sono, ma non le trovo. Questo è il punto. Hai presente da casa mia? Un po' più in su. Segui la costa. Ma la costa del Mar Tirreno? La costa che c'è a casa tua, porco del Giuda. Ah. Razza di rincoglio pirla. Combinazione. Ah, ecco, l'ho trovata io. Io no, sono da Chester.
Niente, io non posso fare un cazzo. Allora, io vado... Ah, Christian, la roccia, please. No. No, bene, mi ridi a Chesteral. Grazie. L'ho messa da qualche... Ah, l'ho data? Aspetti. Io non so, io non so. Sì, sì, te l'ho data. Ok, posso, bene. Oh, finalmente posso farmi la mia base nella mia casa. Addio, Chester. Me la pozza in nome di... Posso fare il parasole, amiche. Il parasole? Mamma mia, utile. Oh, perché non me lo fa? Oh. Oh. Finalmente c'ho la mia base dopo 3 anni, madonna, 3. Bravo, Davide. Madonna, ho pescato un pesce. Madonna, ho pescato un pesce. Allora, il backpack ora, mi serve la paglia, bene. Oh, no, scherzavo. Aiuto. Vedi, Cristian. L'ho fatto. Oh no, c'è la mano del Dio. C'è la mano di Dio, via. Da me no. Via da qua, via, via, manacce, via. Cazzo, volete toccarmi, coglioni. Via, via. Ma sai che chi va via perde il posto all'osteria, no? Ah, e allora non può toccarmi le palle. Cazzo vuol dire? Ho preso 10 pesci. 10 pesci? 3. Ah, ok. Minchia, già 3, buono. Ma io sto sentendo dei rumori che secondo me non sono umani, eh. Ve lo posso dire, grazie. Ma dal gioco? Sì. Sento tipo... Non so se siano le mani, no, non credo. Le mani fanno... Ah, sì. Le mani fanno... Ti stupro. Le mani fanno... Ti stupro. Beh. Ah, cazzo, sono a casa vostra, merda. Merda. Oh, un regalino. Ma dove lo vedete? Cosa ti dà? Ma... Vado alla macchina della scienzuccia. Ma lo trovate in giro come un oggetto? No. In alto, no, a sinistra, no. Ti dà l'icona. A me non me l'ha mai dato. Vabbè, ti arriverà. Non so, sono un ragno, allora non mi arriva. Ai. Button and shirt. Bellissima. Usa adesso. A me mi ha dato i pantaloni di SpongeBob prima. Tutti pantaloni gialli. Di SpongeBob non ce li ha gialli. Fa niente. Ma che bello così. Oh, Hugo Smash cosa? Vediamo. Uè. Orribile. Bene, come immaginavo. Sì, ma vedi, adesso mi dava l'opportunità di cambiarmi, ma non posso più cambiarmi adesso. No, infatti. Bene, perché sei un creti... Figo. Sì, creti figo. Mi dici più o meno dove vuoi campi? Io? Che cazzo vuoi? Perché devi metterti a metà strada. A metà. Diretta. Allora, adesso torno a casa, aspetta. Però è pieno di alberi. Appunto, adesso io un giorno mi metterò lì e mi dovrò... Infatti pensavo di creare una strada, credo si possa, capito? Sì. Guarda che bella la strada, la casa di Davide Galileo. Sì, sì. Adesso gliela distruggo. Che ride. Arrivo a vederla. Faccio un tour. Non è completa, manca ancora la macchina della scienza. Mm-hmm. Oh, che cazzo sei? Oh, ma che cavolo? Allora, venga. Sì. Che bella casa. Vede, qui c'è un gomito di costa. Sì. Li mette qui, capito? 1, 2, 3. Adesso però bisogna battere questi alberi qua. Facciamo, io Galileo, aiutaci. Dobbiamo disboscare. Azza, non ho cibo. Ho qualcosa da prestarmi. Oh, il regalino! Uey. Ma devo star fermo alla macchina della scienza? Posso muovermi mentre lo uso? Lo prendo. No, devi prenderlo alla macchina della scienza. Ma poi devo star fermo o posso scappare dai maiali mentre me lo devi apro. Star fermo. Bene. Devi star fermo. Ma arrivatevi dai coglioni, puttane. Cosa vuole da me quello lì? No, cosa vuole da me? Adesso lo porto dai miei. Uccidi il ragno. Uccidi il ragno, bravo. Vieni qui nella mia zona. Sì, sì. Bravo, guarda, uccidilo così ti dà la pelle che ti serve. Esatto, lo sto per uccidere. Va come scappa con pollo. No, è quando arrivano i maiali. Sì, i cani. Vabbè, ce ne sono altri 20. Infatti, Galileo, non è un problema, fidati.
Sì, hai usato a battermi. E ora muori. Muori. Non so se lo riescono ad ammazzare perché. No, però sono in tre, dai. Oh, che bella la mia pala. Ah, ne ha ucciso uno, C'è una ragnatela da me. Oh Gesù, mi serve la roccia. Oh Gesù. Ah, me ne è avanzata una, se ti interessa. No. Sì. Ah, comunque, Cristian. Sì. E un attimo, fermo lì. Sto laggando. Open, quick. 2 ore. Volevo darlo. Quick. 2 ore. Open. Use now. Guardatevi, sono bellissimo. È fantastico, Davide. È una maglietta arancione. Letteralmente c'è scritto maglietta arancione. Cioè, voglio vedere. Allora, ragazzi. Dov'è il wormhole? Devo prendere le rocce, devo tornare su, non c'ho cibo, sto morendo. Aiuto, la Madonna. Fammi piccare dei bastoncini che servono sempre quelli. Io procedo con la costruzione della strada tra me e voi, Ah, ma tanto adesso è già quasi fatta. Ragno, si trova qui, immagino. Ok. Che cazzo vuole sto ragno da me? Vuoi fare dei coglioni? La tua vita. Può essere. Ok, quell'albero toglierò. E ok. Allora, a me servirebbe una macchina della scienza. Sono lì. No, per me è da mettere qui, non è che devo venire da voi. È un Rules. No. Avete uno di oro? No. Sì, ma sono lontano ormai. Vabbè, quando sei a casa me lo ucciderai, grazie. Prego. No. Bene. Ah. Tutto bene? Paura. Sì. Mi fate paura i ragni. Mezzo la strada a caso. Facciamo sempre questo effetto noi. Sì. Ok, allora ho creato una piccola via tra me e voi, quindi siamo connessi. Voglio proprio vederla questa piccola via. È semplicemente una zona senza alberi. È qua. Ah. Cioè. Wow. Poi cercherò di fare tipo una strada o di delimitare la zona, capito? Per ora lasciala così. Zona. I campi saranno qua. Beh. Ma tanto adesso sono a nanna i coglioni, quindi posso stare da voi. Oh, bene. Davide, ce l'hai il babba? No, lo devo fare il babba. Il baobab. Mi servono 4 di paglia, ma in questa zona. Eccoli qua. Eccoli qua. No, uno c'è. Altro che eccoli qua. In questa zona, eccoli qua. Tra l'altro non lo posso neanche prendere perché. Bapak. Ah, ma eccolo lì, lascia. Va bene, ho fame. Bene. Muoio. Così. Io non ho cibo, non lo trovo. Oddio, siamo passati. Senti, Galileo, non me ne frega un cazzo se il tuo fuoco lo accendo. No, aspetta, che non è ancora notte. Ma non rompere solo roba. Tanto è la tua roba, non è la mia. Va bene. Oh, finalmente cibo. Non puoi cucinare. Oh no, il tacchino del porco. Il tacchino del porco. Cucina bene. Adesso, ho già cucinato da 3 anni, Galileo. Allora, dov'è il babbab? Mi servono 3 di paglia. Ma la posso prendere la paglia da questi? Aiuto! Aiuto! Sei diventato napoletano. Ho detto aiuto. No, hai detto aiuto, voglio. Ho detto anche voglio? Sì. Non mi sei. Aia! Cosa è successo lì da lei? A me ho finito la ghirla. Uccide. Cazzo. Build subito. Quanto dura stanotte? Oh. Quanto dura stanotte? Dura troppo. Quanto dura da Trieste in giù? Non fa così mai. Non ho fame. Cioè, voglio dire che ho tanta fame. LOL Lulz. Ora smettiamola di cantare questa canzone di merda, grazie. Allora, vediamo un po'. Dai, direi.
Cosa siete up to voi, no, attualmente? Niente. Name of love. Ah, io mi faccio il backpack. Ah, ma io aspetta. Ma sì. Ce l'avete anche voi la sezione magic nella barra sinistra? Sì, no. Sì, sì, ce l'hanno tutti. Ok, bene. Ah, ma solo se vai alla macchina della scienza, però. Vedo che ci siamo capiti io e te. Vabbè, quindi? No, boh, magari ce l'avevo solo io e potevo usarlo in mia. No, anime. No. Beh, guarda tu cosa si può fare intanto. Magari... LOL, capito. Bene. Ah, ma qui c'è una zona paglia. Ah, ma ho trovato la... Ah, ho trovato... Beh. Sì, solo adesso. Ho finito anch'io la. Bene. Scusate. Chester si può trasformare in Shadow Chester. Shadow Chester. Mettendo il Nightmare Fuel. Yeah. Ah, in ognuno dei 9 spazi del suo inventario. E cos'è? Alla luna piena, però. Vabbè, a sto punto solo se hai il sangue caldo. Ma che cazzo vuol... cioè, quali sono i benefits? Esatto. Aspetta che clicco su Shadow Chester. Bene, vedo che ne Shadow Chester. Dov'è? Cioè, se gli astri si allineano... Esatto, nei giorni data. Dispari e nei giorni pari, solo se la luna è grigia. Solo se la luna esplode. Esatto. LOL. Non mi dà niente la pagina della Wii. Bene. Sto Chester qua. Nessuno è mai riuscito. Secondo me nessuno è mai riuscito, vedi? Esatto, nessuno ci ha mai avuto voglia, non è mai riuscito. Solo gli sviluppatori sanno che c'è quella cosa lì, ma... Esatto, io stanotte verrò da voi perché devo farmi il babab. Io non ci sono, tranquillo. Ma meglio, guarda, voglio vedere la tua brutta facciazza. Barbuta. No, è vero, ma la mia barba dove cazzo è Forse ho messo la maglietta e è sparita la barba. Cioè sì, ma... Si chiama bug, sì. Ma che cazzo. Oh ragazzi, mi sono fatto il baobab. Ah, semplicemente aggiungere 3 spazi in più nell'inventario. Wow. Black magic. E se muore respawna normale. Black Black magic. Devo dire che è utile sto personaggio. C'è anche lo Snow Chester. Cosa fate? Aggiunge mezza tacca di Dio. Ah, devi mettere. Ho sempre la luna piena. Devi mettere una gemma blu. Una gemma blu in ognuno degli slot. Cioè, io ne ho una. Comuni. No, io ne ho una, ma ho scavato tombe per averla. Oddio. Ha l'abilità di muoversi. No. To act as a mobile icebox. Ragazzi, sto per morire di fame. Galileo, hai cibo? Ragazzi, sto... Galileo, droppa il cibo, veloce! Galileo, veloce! Oh, ragazzi, è utile questa cosa, vai, vai. Non vorrei dirvelo, ma è molto utile. Ok, aspetta. Nessuno mi caga. Ti serve... Sì, Galileo, sto morendo di fame, sono a 11 di vita, Christ, se permetti. Nessuno mi caga. Galileo, ti serviva questo cibo? No, dai. Ok. Ho 12... carote ancora. Ok, adesso devo andare in cerca. Senti, parla, razza di coglione, muoviti, parla. Donna, uno ci qui era... serve, trovate le diamanti blu. Ne ho uno, madonna. Cosa fa lo Snow Cristo? Cerca... È un frigorifero portatile. Ah, bene. Quindi... Ne le puoi fare insieme. Shadow, scavate le Snow tombe. Chester. Sì. No. Scaviamo le tombe. Però ho trovato Galileo, scrivi Blue Diamond sulla wiki, vedi se ti dice qualcosa di interessante. Magari si può craftare. Ok, Blue Gem, vediamo. No, qua. Non credo si possa craftare. Allora. Però, non lo so, la speranza è l'ultimo a uccidersi. A uccidere. Vabbè, lo droppano i cani invernali. Sì, guarda, sicuro è un modo facile per andare a prendere. Pure con le tombe, vabbè, scavare. Oh, c'è una tomba qua, sono due tombe. Con le stalagmiti, con le statue antiche. Ho trovato nella tomba un lying robot. Un robot che è sdraiato.
Ah, pensavo un robot che mente. Anch'io, ma no. Vi serve? Cos'è la Ancient Pseudo Science Station? Guarda, lo so. Lo so. Sarà una roba scientifica che la sblocchi a livello 100. Cristo. Bello. Vabbè, comunque sì, insomma... Troviamo queste cazzo di tombe e scaviamo. Benissimo. Io sono una, ma non ho più la pala. Mi servono due rocce scrause. C'è una cosa chiamata scienza e crafting, Davide. C'è una cosa chiamata non ho il materiale adatto, Davide. Davide, ma vedo, vedo, noto con piacere che tutti i nidi della zona che noi non abbiamo ucciso sono diventati forti, tranne quelli di casa mia. Si chiama bug. No, no. Avete due rocce di quelle scrausa? No, le rocce mi servono, No, non quelle ficche, non quelle ficche, quelle flint, là. Ah, sì, allora ne ho 20.000. Così vado a prendere le tombe. Lasciameli a metà strada per terra, carino. Sono quanti gli spazi di Chester? 3, 6, 9, cazzo. Sì, io ne ho uno. Ma solo di luna piena, scusa. Cos'è che devi fare di luna piena? Mettere gli oggetti dentro e farlo trasformare. Ah, ma non è che dura solo la luna piena, ok. No, no. Pick up toy. Però la luna piena non è che capita così tanto, Ho trovato un... Sì? Un cavallo di Troia giocattolo. Ottimo, io ho appena trovato un lying robot. Quindi andiamo d'accordo. Galileo, ma dove sei tu? Io ho trovato a casetta. Dick in the ass, non so cosa serve. No, guardi, glielo dico io cosa serve. Roberto, sono lontanissimo da casa. Io pure. Vale, oh, sono qui al fuoco. Sono qui ad aspettarmi, non vi preoccupate. Merda, no, qui ci sono i ragni, scappo. Merda, però, qui scatto, ci scatto. Scatto. Oddio. No, cazzo di ragno. Cazzo a posto. Fuoco che non me lo fa mettere. Tutto a posto, ragazzi. Sì, Davide. Sì, Davide. Oh, aperto. Merda, ma mi rimane qui il ragno adesso tutta la notte. Devo continuare. Uccidilo. Ma dove sei, Galileo? Io ho un cazzo di vita, se mi attacca un'altra volta ci crepo, mi sa. Se la devo venire... Giro a caso. Devo venire ad aiutare? No, è in giro a cazzo. Beh. Come hai fatto a ridurti così male? Infatti. Ho trovato un ragno a caso e... Ha trovato un ragno? Due. Mi sta inseguendo... Abbo. Allora. Amo. Basta. A morte, ho detto, bastarde. Ho capito, amo. Io piazzo questo fuoco solo perché me lo voglio togliere dall'inventario. Sono un buono spreco, ma ok. Basta, basta. È ancora quello di prima. Voglio questo. Cazzo, la figa. Oh. Via, via. Bastardo di un ragno. Galileo, oddio. No, cacchio, i semi li sto mangiando, ma ci servono. Oh, via, via, scappa, perché ci servono i semi? Ah, per il campo. Oh, la mia. Oh, voi bene. Ne avete? Sì, la mia casa è diventata fica. Bene. Sai che c'è la probabilità quando diventa il terzo stadio che c'è sia la regina? Già detto. Quando si appare lì, sei dio. Guardi, secondo me questa conversazione l'avremmo già. La scorsa volta che ho usato questo personaggio. Galileo, io ancora non la vedo. Sono arrivato mo. Sono arrivato now. Sono arrivato bene. Now, bene. Mi lasci giù due rocce cristiche, grazie. L'ideale sarebbe rocce trovare vicino ai maiali non una ne ho zona io rocce per craftare. Flint, roccia, bene, roccia. Grazie per il suo tempo, addio. Arrivo io. Christian, prima che venga qua, lei ce le ha delle flint da darmi? Sì, io so cosa sono le flint. Oh, e bene. Guardo nel mio inventario. Grazie. Allora sarà utile che lei venga qui. No, devo ripullarmi un po' di vita. Esatto, dare, come si fa? Che droppano No, io ho il cibo scarso per me. Galileo, ti faccio una canna da pesca? Ah, no, ma con Galileo, con le bacche cucinate, quelle rosse, ti ridà anche un po' di vita. Quindi è in generale tutto il cibo perché è già un'altra volta uscito un po'. Buono, sì, sì, tutto il cibo. Tu non hai mica quella la larvetta lì. Robetta, qua. La larvetta sì, è vero. Lì. Sì. Top.
Mangia. Anzi, aspetta, aspetta, non fare niente. Che mi sembra che potevi fare in un modo talmente complicato che credo che solo Dio potrebbe riuscirci. Cristian, ma tu sei a casa? Sì. No, mi lascia giù velocemente. Mi lascia giù velocemente ste rocce, per Dio. Ma non mi dà un cazzo. Ma io flint non ce ne ho. Adesso l'ammazzo. Io pensavo ti ridesse un bordello di vita. Oh, grazie. Ma avrà dato 5. Ma c'è un oggetto che ti dà un po' di vita. Senta, me le può dare? Io non posso star lì. Venga qui a metà strada, per favore. Te le ho date, nome di Cristo. Ma solo due, vabbè. Quante te ne servivano? Due, hai detto. Aspetti. Io 4, quindi ne uno, due io, due te. Oddio. Vede la scena qui? Ma non uccide i maiali. È colpa mia se lui mi segue, grazie. Carlona per sì, me. È colpa tua. Bene, no. Altre due, dai. Davide, vieni qui che ti do due. Senti, uno dei due, per favore. Due cazzo di Davide, Davide, vieni però, Cristo. Ma le lasci giù per te. Galileo, dammele. Oh, vattene via ora. Buoni, ragni, buoni. Posto. Non tornerò mai più. Oh, bene, io non tornerò mai più da te. Fottiti. Oh, finalmente una cazzo di fica. Oh, ma dei quattro hill quanti hill ne posso usare? Due. Io aspetterei, perché se guardi nelle ricette... Sto capendo un c'è gran... un oggetto che si chiama Healing Salve, qualcosa del genere. Ma non... Sì, ma... Più vita. Sicuro? È facile da craftare. Ora io posso andare a scavare nella tomba, vi ricordate? Mm-hmm. Sì, due giorni fa. Io ho trovato un cimitero. Dopo che voi mi avete dato finalmente le flint. Davide, sono comuni. No, non qui a quanto pare. Un regalo. Ma va, Oddio, non, culo, dirmi, va. Non dirmelo. Non Cosa? Dirmelo. Cosa? Ho un regalo. L'hai trovato? Corro a gambe più levate. Cosa c'è? Cosa c'è? Più la mosca gigante. Oddio, ma dove è andato? Le scarpe, le sneakers. Sì, sì, Galileo, un regalo. Ovviamente Galileo è interessato. Quanti regali ti danno in casa tua? No, ma anche a me mi è arrivato un regalo. Comunque, è sotto il villaggio, cioè non è sotto il villaggio, è sotto la zona di paglia. Bene, volevo solo informarvi che nella tomba ho trovato la suola di una scarpa. Bello. Utile. Utile? No, chiedo, magari si può usare per Dio, non Azzo. So. L'unico problema in quel villaggio è che siamo in una zona brutta. Sì. Appunto. Allora, non fate niente che adesso concludiamo, preparatevi a fare, mettetevi in sesto, non so, mettetevi lì. Vado a fare adesso... i campi, tra l'altro. Dai, sì. Io vengo a casa vostra tanto. Ok. Il problema è che non ho cibo. Allora, finalmente posso farmi, cos'ero venuto qua a fare adesso? Cristo Dio. Il bag. No, ce l'ho da 3 anni quello. Cazzo dovevo fare qui da voi con la macchina della Cristo? Non so. Mia memoria. Mi devo fare la macchina, appunto. Avete uno di oro? No. Sì. Bene, mi serve perché solo quello. Cazzo. Cristian, non mi sono mai mosso da qui. Lo vuoi capire? No, ok, dico anche Galileo. Io il mio oro te l'ho dato a te per quello che ce l'hai, bastardo. Ho sentito questo io. Ah, ecco cosa devo fare, devo prendere il regalo. Bene. Ah, molto importante. Roba molto importante, vedi. Oh, ma va che figo che sono, Christian. Vedi che c'ho le sneakers rosse. La stessa cosa di prima. Guarda come sono vestito elegante, Christian. Sul tuo personaggio proprio... L'ideale quello. Ragazzi, vi rendete conto di ciò che è successo? Sì. Mi è arrivata la stessa cosa. Ma cosa cazzo c'è tu? Io non si vedo ne. Minchia, sì. Guarda, va bene così. Rosse. Va bene così, Galileo.
Io c'ho il bagpack con suona di scarpe. Il bagpack. Suona, sentite, ormai lo chiamate così, quindi lo chiamo anche così. Suona di scarpe, robot sdraiati, patate cap, rubini vari, ah, una ragnatela, to Cristian. Guarda, ormai le vendo al mercato le ragnatele. Intanto le prende, poi le può vendere al mercato negro. Oh, le ceste dobbiamo vedo... farci. Giusto, giusto. Dai, io direi che possiamo concludere qui per questo episodio. Direi che abbiamo fatto abbastanza, mo siamo tutti qua. Quindi niente, va bene così. Non credo... Siamo in una situazione abbastanza buona, non buonissima, però ci siamo quasi, dai. Benissimo, quindi alla prossima avventura qui su The Star Together.